benvenuti qui a Susegana per questa serata in cui sarà presentato questo nuovo libro, I Conti di Col Fosfo, storia di una curia nella contea di Cenere. Un lavoro impegnativo da parte del Comitato di Imprenditori Meriti di Giambe 2000, di cui presentiamo, anche se non ha bisogno di presentazione, il presidente di Tissani Perin, lo accogliamo con un applauso. Io mi fermo qui e passo quindi la parola al presidente Perin. Vi ringrazio di cuore per essere vicini sostenendo il Comitato Imprenditori Veneti 2000 nelle iniziative storico-culturali e ambientali. La presenza di molte persone qualificate, rappresentanze di alcuni comuni che abbiamo invitato, che sono citati appunto nel libro, all'epoca, sono interessate a queste vicende storiche. Qui abbiamo rappresentanti del comune di Refontolo, abbiamo visto il sindaco di Conegliano, ci sono anche altri rappresentanti. Per la famiglia Collalto abbiamo l'onore di avere la principessa Tenenda Castiglio Collalto. A fine presentazione seguirà un dibattito per dare eventuali domande o repliche. Presenteremo questo libro col fosco e collato e potrete vedere sul sito del Museo del Piave YouTube questa serata, come già potete vedere la precedente che abbiamo presentato qualche mese fa sulla guerra di Camerun. Grazie, ora la parola all'autore Tarcisio Zanchetta. Allora, bisognerebbe magari chiudere queste due lucidità. Se voi leggerete la prefazione del mio libro, forse capirete anzitempo tutto quello che il libro vuole dire. C'è un personaggio, si chiama Antonio Saccardo, è un biologo botanico dell'Università di Padova, che lui era di Molpago, ma si era trasferito nei colli Euganei, perché insegnava a Padova. E guardando dalla sua finestra della sua casa, vedeva un viale alberato del tutto simile a quello di Colfosco. Lui allora scrive un romanzo col titolo Colfosco, che io ho trovato per caso nella biblioteca civica di Treviso. Quindi un romanzo col titolo Colfosco. Questo personaggio soleva attraversare il Piave con il barcador, cioè con la barca a Nervesa, e passare il Piave e incontrava Don Squarcina, che era il pirano di San Daniele, la chiesa di Colfosco. Insieme percorrevano il viale, dice lui, alberato di tigli per arrivare a questa chiesa in cima al colle di San Daniele. E quella strada diventava un'accademia in cui si parlava di storia, di poesia e di tante altre cose. Ora a Colfosco esiste la strada, non esistono più gli alberi, ed esiste un mare di case che purtroppo, come dappertutto, hanno deturpato quel territorio che sembrava a metà 800 qualcosa di paradisiaco. E allora questo libro vuole tirar fuori quello che ancora è possibile tirar fuori da quel fosco, cioè le sue chiese, il suo castello, in modo che la gente possa, anche solo per un attimo, rivedere il paese com'è. Iniziamo la nostra storia. Allora la geografia del paese di Colfosco si compone di vari territori. Uno che lambisce il Piave in faccia a Nervesa, che viene chiamato normalmente Marcatelli. Un altro
che insiste un po' più sopra, dove i vari ruio che vengono giù dalla collina si fanno, costruiscono una pianura alluvionale anticamente col nome di Canaleggio, dai canneti che lì c'erano, e un'altra ancora in collina che trova il suo apice nella chiesa di San Daniele e nel castello vicino alla chiesa dei Conti di Colfosco. La storia di questo paese è antichissima, come è antichissima la storia di questo territorio, il cosiddetto territorio del Colfosco. Questi sono dei materiali silici, delle silici trovate appunto in questa zona, databili 15.000 anni avanti Cristo, conservati in deposito comunale. Ecco, questo materiale invece è della ceramica grezza, cotta a una temperatura molto bassa, che si trova invece nel castelliere del Colle della Tombola, databile 1600 anni avanti Cristo, quindi 3600 anni fa. Il territorio di allora era abitato da una popolazione che noi chiameremo proto-veneti, cioè da una popolazione che proveniva probabilmente dall'est Europa e si era insediata in quegli anni in questo territorio. Questa popolazione abitava su delle colline fortificate che prendevano il nome di castellieri. Noi con il gruppo archeologico del Montello, nel Montello ne abbiamo rilevato abbastanza di questi villaggi fortificati, mentre seppellivano i loro morti in tumuli, cioè in mutere di terra, e nella profondità di queste mutere di terra c'era la camera sepolcrale del defunto. Naturalmente più grande era il tumulo, più importante era il defunto che era sepolto in questo tumulo. Il tumulo aveva sempre una posizione di preferita, e dal tumulo si poteva osservare tutta la pianura sottostante o anche il villaggio sottostante. Questo perché il campo del maggiore era il tumulo e più grande era l'importanza del personaggio sepolto. Noi ne abbiamo uno importante che è il Colle della Tombola. Il Colle della Tombola non è il colle in cui i conti di Collalto andavano a giocare la tombola d'estate, ma si chiama così tombola perché deriva dal tumulus. C'è un altro toponimo molto importante, Tombolo per esempio, che è costituito, che c'è proprio un paese con questo nome. Quindi Tombola significa tumulus, significa tomba. Oltre alla mutera in cui c'è il tumulo, c'era anche il castelliere di cui abbiamo visto i materiali prima. Interessante nell'ambito del Colle della Tombola sono queste gallerie, o la sorgente del forame, chiamata così dove nasce una sorgente di acqua, e che sono caratteristiche, sembrano quasi dei sifoni, come quelli che si facevano all'interno delle piramidi. Questi sifoni probabilmente entrano nel seno proprio del monte, non sappiamo quanto, perché a un certo punto non si può più andare avanti. Però se voi guardate le pareti, sono scalpellate, quasi che un bambino o degli esseri molto esili abbiano forato questa roccia e hanno rifatto la conduttura nell'interno del monte. Ecco, non sappiamo datare queste, però naturalmente sono importanti dal punto di vista archeologico. Un altro tumulo che noi possiamo vedere qui nella nostra zona, non molto lontano, nella pianura sotto Fara di Soligo, c'è questo colle chiamato il Colle di Attila. Un tumulo in cui probabilmente poi la lavatura del tempo, delle piogge, hanno ridotto di altezza, ma è molto grande come diametro. Quindi poi la leggenda che accompagna queste costruzioni è sempre particolare, è sempre uguale dappertutto. Dentro c'è il tesoro, dentro c'è la grappa d'oro, e tutto il territorio nostro è pieno di queste sepolture che ci rimangono. Ripetiamo, ai Kurgan che si trovano in tutta Europa settentrionale, ma anche nella regione della Germania, e di queste popolazioni che probabilmente hanno dato origine
alla popolazione venetica. Ecco, questo tubo che voi vedete si trova sotto l'abbazia di Nervesa, anche questo è in ottime condizioni ed è molto grande. Pensate che tutto il terreno che voi vedete qui è tutto portato a mano e sono costruzioni manuali, insomma. Queste popolazioni che abitavano qui e che abitavano appunto i castellieri avevano anche la particolarità di fondere il bronzo e di costruire arnesi particolari con il bronzo, quali le spade, i falcetti che servivano a usi agricoli naturalmente e altri arnesi sempre in bronzo. La fusione avveniva nei punti strategici in cui i fiumi incontravano altri fiumi, in cui c'era oppure il passo dei fiumi, in cui c'era un percorso di gente, perché questi artigiani della fusione del bronzo poi dovevano vendere i loro attrezzi alle popolazioni che li passavano. Io ho visto anni fa, alla confluenza del Soligo con il Piave, un signore che abitava in questo comune, che mi ha portato a casa sua, in cui c'erano decine e decine di spade e di oggetti in bronzo, e ho subito pensato che quella è una parte della storia di Colfosco portata via agli abitanti stessi di Colfosco, perché ogni reperto archeologico che si sottrae alla comunità è una fetta di storia che va dispersa. Quindi l'origine di questi manufatti è caratterizzata appunto dalla fusione in bronzo di spade e di altri oggetti che si usavano. Questo invece sono le divinità. Queste popolazioni erano molto religiose e avevano come particolarità i culti delle acque, delle sorgenti termali e di tutte le cose che compongono la vita umana. Questo disco, che purtroppo ancora è disperso, ma è stato trovato a Nervesa, e rappresenta la dea cosiddetta la dea Reitia, la dea dell'apertura della vita e della morte, la dea che dava la vita, vedete ci sono animali, piante intorno alla natura e anche la morte stessa della natura, cioè la cosiddetta dea madre, la divinità che generava la vita appunto, ed era per le nostre popolazioni antiche la donna la prima divinità a esistere. Ecco, questi sono degli artigiani che fondono in questi stampi le varie spade, eccetera, tutti gli arnesi necessari. Bene, facciamo un salto molto grande e arriviamo in epoca romana, nel primo secolo avanti Cristo o dopo Cristo. Bene, in questo contesto c'è fatta molta confusione. Numerosi studiosi per anni hanno creduto che la famosa via Claudia Augusta, la strada che partiva dal Tino e andava ad Augsburg in Germania nel Danubio, passasse per Colfosco e precisamente per i ponti cosiddetti romani di Colfosco. Bene, ormai la moderna storiografia ha cambiato completamente opinione e noi del gruppo archeologico del Montello già una decina di anni fa avevamo visto l'incongruenza di una strada che partiva dal Tino alla città lagunare, doveva attraversare il Piave, come dicevano i famosi storici, al ponte della Priula, e poi passarlo a Bidor per andare a Feltre. Ogni uomo sensato capirà che per dal Tino per andare a Feltre se non c'era bisogno di passare il Piave due volte. Naturalmente dopo anni e anni di congetture l'hanno capito e adesso optano per diverse soluzioni. Ma certamente la nostra, che è suffragata anche da prove e da ricerche che noi abbiamo fatto, porta la via Claudia Augusta, che arrivava a Nervesa, invece di passare il Piave, di seguire la costa, la destra Piave, intanto per circondare il Montello e poi da qui si metteva attraverso nella Feltrina attuale. I cosiddetti ponti romani di Colfosco sono ponti, questo sicuro, ma di romano non hanno proprio niente. La struttura, anche la composizione della muratura, eccetera, non è di ponte di epoca romana, bensì di ponte medievale, restaurato più volte. Naturalmente un ponte è soggetto
a moltissima usura, quindi il suo rifacimento attraverso 2000 anni di storia sarà avvenuto 10 volte come minimo. Forse nelle fondamenta di questi ponti ci sarà anche i piloni di epoca romana, ma questo dobbiamo scoprirlo scavandone uno, cosa che non è mai stata fatta. Era evidente che qui sicuramente passava un'altra strada, che era la famosa Opitergium Tridentum, la strada che da Oderzo conduceva a Trento, calcando per un certo tratto, soprattutto nella Val Sugana, da Feltre in poi, l'andamento della via Claudia Augusta. Il periodo è sempre quello stesso, primo, secondo secolo avanti Cristo. Tutte queste strade sono state fatte su percorsi precedentemente già battute. Ecco, in verde è questa l'Opitergium Tridentum, che passava proprio attraverso l'antica strada dei ponti cosiddetti romani. E poi qui ci sono diversi percorsi, uno di Alessio de Bon, eccolo qua, quello che faceva passare l'Opitergium Tridentum, lui la chiama Claudia Augusta, naturalmente molto vicino al Piave, e la passava nella stretta della Mina. Poi vedremo l'importanza di questo posto anche strategico. Mentre il Pilla, un altro studioso sempre universitario di Padova, ha fatto passare la strada attraverso il canaleggio e si incontrava praticamente con quella del De Bon, più o meno vicino al buio della Madonna, vicino alla Mina, insomma. Questi due, tutto bene per quanto riguarda il tragitto delle strade, uno ha scelto l'antica via dei Mercatelli, un altro ha scelto un'altra strada, ma solo che l'abbaglio era quello che non era la Claudia Augusta, ma era l'Opitergium Tridentum. La Claudia Augusta invece, vi ho detto, passava attraverso la Nervesa, e noi, nel gruppo archeologico, 7-8 anni fa abbiamo trovato questa strada, e qui vedete un tratto di terrapieno. A destra c'è una siepe, però c'è un terrapieno di rocce che la sostiene, che la sopraeleva rispetto alla pianura circostante, e anche qui si vede un po' del terrapieno ancora esistente. Questo lato qua è il lato che fiancheggia il Piave. Questa strada qua sicuramente è una strada antica, noi abbiamo portato anche la sovrintendenza a darvi un'occhiata. Purtroppo il caso ha voluto che la dottoressa da una brutta malattia fosse morta ed è andato tutto disperso. Fatto sta che il comune di Nervesa aveva approvato una delibera in cui la strada è sparita, tirata via dalle ruspe, e al suo posto adesso c'è un bel vigneto. Ecco, vedete, questa è la Claudia Augusta che passa nella costa destra del Piave, Crocetta, questa qui, e Ciano. Questo è l'andamento che poi seguirà, qui andrà verso Covolo e poi Levada e quindi successivamente. Questo è un sondaggio che abbiamo fatto noi in quella strada che avete visto prima, in cui la spezzatura dei sassi va man mano degradando attraverso il selciato, e i sassi sono ormai cementati da sabbia, quindi sicuramente una strada antica. L'Opitergium Tridentum però passava a pochi chilometri da qua, passava attraverso i Stradonelli. Ecco, voi sapete, in quel posto sono state trovate diverse opere di epoca romana. Questa bellissima statuetta che si trova al museo di Treviso, oppure questa macina che abbiamo trovato in Trachite, che abbiamo trovato proprio noi, lì vicino al Capitellone, e anche un pezzo di colonna che abbiamo rinvenuto lì abbandonata, che era stato trovata nel luogo. Quindi il luogo è antico. L'Opitergium Tridentum, dopo il Capitellone, seguiva una direttiva fino a via dei Sabbioni, e qui si metteva nella via dei Mercatelli. È ovvio che in epoca romana non ci siano molte testimonianze archeologiche in questa zona, proprio perché era occupata da una quantità enorme di boschi, era tutta una foresta, e questo lo vedremo poi anche nei documenti medievali. Quindi era libero solo il passaggio della pianura, della costa del Piave, dove passava questa strada. Forse nell'ambito del passaggio del Piave di Nervesa, no? Che era molto antico, e diciamo in quel punto ci sarà stato un po' di vita, proprio perché in quel punto
per secoli è passata la cosiddetta pedemontana. La pedemontana è una strada antichissima che andava, pensate, l'attuale, diciamo, via Barca, ecco, che seguendo i primi colli andava a finire a Cornigliano e poi su attraverso a Cornigliano e via nel Friuli. Qui siamo nel cortile, nel castello di San Salvatore, in cui esiste l'epigrafe di Ragonia Tertulla. La Ragonia Tertulla era una liberta di Lucio Ragonio. Questa urna funeraria è stata trovata nell'abbazia di Nervesa, proprio perché nel 1500 qualcuno dice che questa è stata trovata in una sorgente, ma voi capite benissimo che non era logico seppellire i morti vicino a una sorgente. Quindi questa è stata trovata probabilmente come materiale da costruzione, adoperata come materiale da costruzione dell'abbazia di Nervesa o del famoso castello dei Conti di Treviso. Non facciamo confusione tra Collalto e Conti di Treviso, perché i Conti di Treviso erano i padroni del castello dell'abbazia, dove poi sorgerà l'abbazia di Nervesa, e quindi come materiale lapideo avevano trovato questa epigrafe che poi è stata portata nel castello di San Salvatore. Questa è una ricostruzione del castello dove si trova l'abbazia di Nervesa. Diciamo che il mastio, cioè la torre principale, si trova esattamente dove c'è la cupola dell'abbazia. Chi conosce l'abbazia sa dove era la cupola prima del presbiterio, dove c'era anche il campanile. Ecco, quell'area là quadrata esattamente poteva essere il mastio dello stesso castello. Perché i Conti di Treviso avevano il castello di Nervesa? Perché i Conti di Treviso erano una schiatta, diciamo così, molto ricca e benestante, che per quasi 200 anni ha governato in maniera più o meno continua la città di Treviso. Pensate, questa è la loggia dei Cavalieri di Treviso, uno dei monumenti più antichi in cui si effigia questi cavalieri con lo stemma del Collalto dei Conti di Treviso. Vedete, ci casco sempre anch'io. Questo è un ipotetico disegno in cui noi possiamo vedere la via Claudia Augusta distrutta ormai dai terracheni, il Piave, e questo paese che è il paese di San Michele di Campagna, attualmente Bidasio, se qualcuno sa dov'è, Bidasio, che è vicino al comune di Nervesa. Bene, questo punto è importante perché la dedica di San Michele ci fa capire che in questo punto c'era un antico passato del Piave. E probabilmente in questo punto che Alboino nel 568, re dei Longobardi, incontra il vescovo Felice. Quando i Longobardi, dall'est, no, del Friuli, non avevano scelto la Postumia, ma bensì hanno scelto la Pedemontana. Adesso vi spiego anche il perché. La Pedemontana, quindi, hanno attraversato il Piave a Col Fosco e quindi si sono diretti verso ovest. Prima dei Longobardi, siamo nel V secolo, c'erano i Bizantini che avevano fortificato il territorio. La linea gialla che voi vedete è la linea bizantina dei castra o dei castelli, perché in quell'epoca c'era il pericolo dell'invasione da nord di popolazioni dei Baiuari o dei Franchi. Quindi una serie di castelli o di castra, come li chiama Paolo Diacono, doveva impedire, lasciando la montagna a se stessa, l'invasione di questi popoli nella pianura. Quindi la linea gialla e la linea dei Bizantini, e qui abbiamo scoperto anche forse una delle motivazioni della costruzione dei nostri castelli. Quindi nasce il fortilizio di Conegliano, nasce il fortilizio di San Salvatore, nasce il fortilizio di Colfosco e nasce il fortilizio di Collalto. Tutti questi castelli non sono altro che elementi di costruzione prima bizantini, poi occupati dai Longobardi e poi via via da altre popolazioni.
Dopo i Longobardi abbiamo i Franchi, no? Che non si interessavano granché del nostro territorio, però si interessarono i loro successori, gli Ottoni, imperatori di Germania. Questi, vista anche l'importanza che andava assumendo il Ducato di Venezia, quindi avevano delle mire e degli interessi nella pianura, nella nostra pianura. Già nel IX secolo l'Alto Adige era stato praticamente comperato dai vescovi tedeschi, bavaresi, perché amanti del vino avevano trasformato quella zona con dei vigneti, quindi avevano comperato quella zona. Successivamente, con gli Ottoni, l'espansione viene molto più di massa e quindi c'è un'espansione tedesca nel nostro territorio tale da portare a una vera e propria migrazione di popolazione dalla Baviera nelle nostre zone, seguendo delle linee particolari che erano quelle di fiumi, l'Adige, Brenta e Piave, e creando un connubio fra il potere imperiale e quello vescovile, tanto che il vescovo è un personaggio di valore religioso, ma è soprattutto un funzionario dell'imperatore. Infatti a Ceneda viene installato un vescovo conte che domina tutto il territorio della contea di Ceneda. A Belluno c'è lo stesso un vescovo conte. A Treviso invece c'è una specie di diarchia, cioè da una parte comanda il vescovo e da una parte comanda il conte di Treviso. Quindi ognuno con le sue prerogative, però il vescovo a Treviso non ha mai superato la potenza del valore del comune.